settimana ad accogliere il conte Ruggero d'Altavilla e il vessillo di Maria Santissima delle Vittorie. Il primo quartiere, il quartiere Canali. Mentre alle spalle sta per arrivare il quartiere Casa Vostro. Un applauso. Lo scorso anno si sono classificati al secondo posto. Sentiamo già i tamburi del quartiere Monte, il più antico quartiere della città. Spesso chiamati ad esibirsi in numerose manifestazioni storiche, i rullanti di Tuzia nati nel 1981 compiono quest'anno il 30° anniversario dalla loro nascita. Del quartiere Canali fanno ritorno al proprio posto. Christian Arena. Angelo Cani.
ritornano al proprio posto. Giuseppe Calabrese. I cavalieri del quartiere Monte ritornano al proprio posto. D'onore del Conte Ruggero fanno ritorno al proprio posto. Vi ricordo l'appuntamento per domani alle ore 18 in Piazza Cattedrale e l'appuntamento naturalmente al campo sportivo Santo Ippolito, dove si svolgerà la giostra a partire dalle ore 15. Thank you.
combattimento! Gli arcieri normanni.
Il Gran Magistrato di Bruzia, il banditore e il Gran Cerimoniere si muovono verso il centro della piazza incontro al Conte Ruggero d'Altavilla. Il Gran Magistrato saluta il Conte e lo rassicura della devozione della fede sua e della città tutta. Il Gran Magistrato offre le chiavi della città al Conte Ruggero d'Altavilla. Anche i Mori, vinti, chiedono clemenza al Conte e tre di essi, prostratisi di fronte a Ruggero, si avvicina ai vinti con clemenza, accetta il loro atto di sottomissione, rende loro le armi, invitandosi ad alzarsi. Il cerimoniere e il banditore, seguito dai Mori, sale sul palco d'onore e prende posto vicino ai notabili e le dame della città, che lo accolgono in piedi. Ecco che i due capitani procedono all'estrazione. Il primo quartiere sarà il quartiere Monte. Allora un Monte Pinch. E blu. Castellina, il terzo quartiere, quindi il terzo fazzoletto estratto, è il colore verde del Casalotto. Ovviamente l'ultimo sarà il rosso del quartiere Canale.